Senta, o si decide a riconoscermi come figlia o prenderò il primo volo per Londra. Immagino che sua sorella fosse sconvolta quando ha saputo del suo tentativo di suicidio. Che cosa c'entra ora mia sorella? Beh, sto cercando di mettermi nei suoi panni. Chissà quanti sensi di colpa per averle rubato l'uomo che ama. No, non è così. Si sono lasciati. Allora è valsa la pena prendere quelle tre pillole. Veramente le pillole erano 20, mi hanno fatto la lavanda gastrica. Poverina. Comunque la cosa non la riguarda. Domani parto per Londra, mi farò sentire presto. Non credo proprio. Sì, e allora? Che significa? Queste sono le 17 pillole rimaste della famosa scatola da 20. Come reagirebbero Simon Baker e la sua cara sorella Luisa se lo venissero a sapere? Non so che cosa voglia. Non ho mai visto quelle pillole. Sul serio? E anche questa scultura? Non l'ha mai vista? È davvero molto bella. Questo è... Impossibile? Gliel'ho già detto una volta. Non mi deve mai sottovalutare. E dove... Dalla sua stanza, è chiaro. Un nascondiglio molto infelice. Non so di cosa stia parlando, mi dispiace. Ha fatto credere a tutti di aver preso un'ingente quantità di sonniferi perché per una delusione d'amore voleva suicidarsi. Voleva che sua sorella si sentisse in colpa e lasciasse Simon Baker. Non è così? Beh, e se anche fosse? Questo non la riguarda. Io non la vedo così. Se non vuole che sua sorella conosca la verità, deve fare quello che le dico. Troverò un altro modo per dimostrare che lei è mia madre. Allora buon divertimento. Questo è soltanto l'inizio. Ok. Che cosa vuole da me? Voglio che continuiamo da dove abbiamo interrotto. Vuole sempre quella lettera? Sì. E adesso lei me la procurerà. E secondo te io avrei accusato Nora di aver usato il suicidio per separarci? Non so di che cosa parli. È quello che hai detto anche a me mentre ti stavo leggendo la sua lettera d'addio. Qualunque cosa abbia detto Nora su quello che è successo, puoi cercare di calmarti e lasciarmi spiegare. Se ci lasciamo, Nora ha ottenuto quello che voleva. Sono parole tue, Simon. Sì, ma io non l'ho accusata di questo. Allora perché lo ha detto? Ma come faccio a saperlo? Volevo vedere come stava. Le ho detto che mi dispiaceva e che sapevo di non essere estraneo a questa faccenda. Dopo che sei stato da lei, Nora era sconvolta. Forse ha frainteso quello che ho detto. Ma tu le hai rinfacciato qualcosa? No! Le ho chiesto come mai la mattina voleva venire con me a Londra e la sera ha tentato il suicidio. A me sembra un controsenso. Perché tu non avevi capito a che punto fosse la sua disperazione. Questo non lo metto in dubbio, altrimenti non avrebbe fatto una cosa del genere. Ma soltanto il fatto che si sia fatta passare per te e che di nascosto ti abbia messo qualcosa nel cocktail non ti fa pensare che cerchi di manipolarti? Penso che dovresti almeno avere la decenza e l'onestà di ammettere di aver trattato male mia sorella. E l'hai fatto proprio adesso, proprio nel momento in cui è più vulnerabile. Luisa, pensi veramente che l'abbia trattata in quel modo? Io non so più che cosa devo pensare. So solo che lasciarti è stata la scelta più giusta. Ciao, che cosa è successo? Ok.
Crede davvero che la lettera d'addio di Victoria possa dimostrare la sua innocenza? Beh, di certo le chiacchiere sentimentali di Victoria non mi interessano. Non saprei neanche dove cercare quella lettera. Allora sprema quella sua bella testolina. Di solito la fantasia non le manca. Ma certo, deve averla Hagen Ritter. Brava! Davvero una brillante deduzione. Sì, ma come faccio a prenderla? Mi introduco in casa sua? Questo è affar suo. Lei è molto sveglia quando vuole ottenere qualcosa. Oppure adesso si fa degli scrupoli? No. Mi sto solo chiedendo cosa ci guadagno da questo accordo. Devono esserci dei vantaggi per entrambe, non è vero? Vedo che non hai ancora capito. Se non farà esattamente quello che le dico, sua sorella verrà a sapere che non ha mai tentato il suicidio. Se non sbaglio, l'ultima volta c'erano in gioco 500.000 euro. Se li può scordare. Quell'accordo non esiste più. Ha sbagliato, non mi doveva ricattare con il suo viaggio a Londra. Ora avrebbe 500.000 di euro in più. E per quanto tempo andrà avanti così? Ha sempre voluto che ci avvicinassimo. Il falco e i sonniferi li tengo io, per maggiore sicurezza. E che la nostra relazione duri a lungo. Lei è... Mi risparmi i suoi complimenti. E cerchi quella lettera. Se non uscirò presto di qui, sarò costretta a fare due chiacchiere con sua sorella. Non credo che dopo avrà tanti motivi per lasciare il suo amato Simon Baker. Vuole questo? Questi sono i bilanci delle aziende nordamericane del signor Van Weyden. I conti sono molto chiari, non credo che Annabel avrà qualcosa da obiettare. Passiamo adesso ai bilanci dell'Asia. Questo è un problema, alcuni conti non sono pronti. Lo so. Questo ritarderà il divorzio, ma renderà anche più trasparente il patrimonio in tribunale. Ed è una cosa importante? Se per fare prima presentiamo un bilancio solo stimato, potrebbero contestare al signor Van Weyden di volersi liberare di Annabel a qualsiasi costo. E lei distoglierebbe l'attenzione dal vero motivo del divorzio. E su questo c'è molto da dire. Appunto. Perciò ho concordato con la controparte un'ulteriore proroga per la stesura del patrimonio. Spero che lei sia d'accordo. Sì, certo, mi ha spiegato molto chiaramente i motivi. Inoltre, una stima del bilancio risulterebbe sfavorevole a suo... Volevo dire al signor Van Weyden, in numeri di 6 cifre, e vorrei evitare una tale perdita. Ottimo lavoro, Sophie. Posso chiamarla Sophie, vero? Certamente. Sono molto contenta che lei sia qui. Hagen è un bravo avvocato, ma ultimamente è davvero sotto pressione. Lui avrebbe fatto lo stesso. Ma di sicuro è un bene che mi abbia passato il caso. Mi scusi. Novak? Salve, dottor Brandt. L'avvocato di Annabel. Cosa posso fare per lei? Chi rappresenta il signor Van Weyden? Perché me lo chiede io? È stata ritirata. La richiesta di proroga. Quando? Mi stia a sentire, la proroga resta come concordato. Sì, parlerò col signor Ritter. Ci sarà stato un malinteso. Sì, grazie. A risentirci. Va tutto bene? Sì, certo. Si sono incrociate delle informazioni contraddittorie. Per la mamma questo lavoro è solamente una ripicca. Fa così solo perché non vuole darmi soldi per la Parigi Dakar. Nora sostiene che le ho rinfacciato il tentato suicidio per ricattarci. Allora, ha ragione Nora? La mamma ha ragione? Appunto. Come fa Nora ad accusarmi di questo? Ci ha creduto anche Luisa. Cosa hai detto a Nora quando sei andato da lei? Le ho detto che mi dispiaceva che si fosse arrivati a tanto. E ti ha detto cosa le era successo esattamente in quel momento? Non è chiaro neanche a lei. Quindi Nora non aveva pianificato il suicidio? No. Si è molto pentita di aver agito così e non credo proprio che lo farà di nuovo. E invece Luisa pensa che potrebbe farlo di nuovo? Già, e questo spiega tutto. Nora ha cercato di manipolare Luisa. Sì, ma per quale ragione? Lei sa bene che non potrà riaverti mai più. Non ne sono tanto sicuro. Ieri Nora mi ha chiesto se volevamo andare a Londra insieme. Cosa? E tu cosa gli hai detto? Che era una cosa impossibile. Forse si è arrabbiata per quello. E inventa tutte queste bugie su di me. Lo farebbe sul serio. E ti sorprenderebbe? Voglio dire,
Nora ha sempre cercato di creare problemi fra te e Luisa. Comunque sia, finché Luisa si ostinerà a credere che ho davvero accusato sua sorella in quel modo, non potrò nemmeno parlarle. Forse dovresti darle un po' di tempo per riflettere e poi potrete riparlarne con calma. Vale anche per te e per la mamma? La mamma? La conosci, con lei non si può parlare. Ti ringrazio di avermi ascoltato. Non c'è di che. Il conforto familiare è incluso. Già. Ah, senti, prima che me ne dimentichi, stasera aprono un nuovo locale da Parmi. Mike conosce la proprietaria. Se ne hai voglia, puoi fare un salto. Può darsi, ma non ti prometto niente. Ok. Ciao. Ciao. Ciao, Sophie, che piacere. Ok, entra, accomodati pure. Che cosa diavolo vuoi ottenere? Ah, hai parlato con l'avvocato di Annabel. Voglio concludere il divorzio al più presto, ok? Stai perseguendo i tuoi interessi o quelli di Richard Van Weyden? Quelli di Richard Van Weyden? Comincio ad avere i miei dubbi al riguardo. Una rapida conclusione del processo è contro gli interessi di Richard Van Weyden. Uh-huh. Stai tenendo una lezione di diritto? Si vede che ne hai bisogno. Hagen, revocare la proroga per sveltire il processo costerebbe a Richard un sacco di soldi, ti è chiaro? No, andiamo, non sarai preoccupata per il patrimonio di Richard. Mi preoccupano di più le tue ragioni. Come, scusa? Il caso che stiamo trattando non si chiama Hagen Ritter contro Annabel Van Weyden. Ora basta, sono stanco dei tuoi avvertimenti. Io sono stanca delle tue intromissioni. Che non sarebbero state necessarie se tu avessi chiuso immediatamente il caso come eravamo d'accordo. Ma a quanto pare, mia cara Sophie, ti sta sfuggendo di mano. Non credo alle mie orecchie. La mia presenza qui non sarebbe stata necessaria se tu avessi mantenuto il giusto distacco dal caso e non avessi intrapreso una guerra privata contro Annabel. E adesso ascoltami molto bene. O accetti il mio modo di condurre il processo oppure consiglia alla signora Bernstein un nuovo avvocato. Decidi tu. Chi era? Nessuno. Allora questo nessuno ti ha fatto rigare dritto? Oh? Ciao, Tobias. Buongiorno, Marianne. Dalla tua faccia ho la sensazione che tu abbia delle novità riguardo a Sebastian. Sì, abbiamo litigato. O meglio, io ho litigato con lui. Visto che non gli diamo i soldi per quel viaggio, si è cercato un lavoro e per dispetto ha deciso di fare proprio il corriere. E tu non vuoi che vada in giro tutto il giorno in moto? Non è questo il punto. Lui vuole soltanto spuntarla. E non si rende conto che questo rally Parigi-Dakar è un'idea assurda. Credo che voi due vi somigliate molto in questo. Volete sempre avere ragione. Sì, ma lui dà per scontato che io ceda. E Harald non ha intenzione di intervenire. Questo non è del tutto vero. Oh, hai parlato con lui? Sì, mi ha pregato di parlare con Sebastian al posto suo. Perché dice che in materia sono più esperto di lui. Ah, Tobias, non ti avremmo dovuto coinvolgere. So quanto è doloroso questo argomento per te. Allora, sei emozionata per l'inaugurazione del tuo locale? Stai scherzando? Sono due notti che non riesco a chiudere occhio. Tu pensi che verrà qualcuno? Io di sicuro. Ah, fantastico. Sei l'unico che non deve pagare perché hai finanziato il locale. E te ne sono molto grata. E cosa fa il tuo forestale? Non è il mio forestale. Mi allaceresti la cerniera? Credevo andaste d'amore e d'accordo. Sì, infatti è proprio così. Più tardi te la farò conoscere. Verrà anche questa signorina nessuno? Ce l'hai fatta, sto aspettando da 10 minuti. Che cosa? Che tu mi dica la tua opinione. È davvero così necessario? Io non ho niente da aggiungere alle parole di quella donna. Il braccialetto? Come sto così? Sei orrenda. Ehi, non scaricare su di me il tuo orgoglio ferito. Piuttosto, come si chiama? Sophie. Quello che ti ha rinfacciato Sophie era così sbagliato? No. Ah,
Beh, ecco, tecnicamente aveva ragione. Non riesce a lasciarti andare. Ho la sensazione di tradire Victoria se non procedo contro Annabelle. Annabelle è in custodia cautelare e sarà processata per omicidio. La questione riguarda solo il divorzio di Richard. Sì, lo so. Tu hai già preparato tutto. Adesso tocca a Sophie. Farà molto bene il suo lavoro e riuscirà a colpire Annabelle a fondo. Se l'inaugurazione non avrà successo, il mio bar fallirà subito. Scusa, ti ho già detto che io vengo. In fin dei conti è l'unico bar in cui non devo pagare. Se ti può tranquillizzare, mando un SMS a Sophie e le dico di venire. Mi farebbe stare più tranquilla. Ciao. Piccola, sei davvero incantevole. Lo offre la casa. Cosa ho fatto per meritarlo? Senza volerlo, oggi l'ho sentita. Sa, è molto difficile che qualcuno riesca a far tacere mio fratello. Mi scusi. Ah, e soprattutto non si lasci ingannare. Lei ha ragione e Hagen lo sa. Un momento, significa sì, che lei è... Sì, è la mia sorellina, proprio così. Avrai voglia di sporgere querela contro tutte e due. Contro di te per rivelazione di segreto d'ufficio. E contro di te... perché stai bevendo in servizio. In servizio? Non lo sai, un avvocato che si occupa di un processo è sempre in servizio. Oh, sul serio? Sul serio. E se il mandato venisse revocato dal mandante? In quel caso si querela l'idiota per incompetenza. Grazie. Non hai altro da fare qui? No. Bene, ti querelo. Signora Ritter, conosce un buon avvocato? No, non credo. Quelli che conosco sono coinvolti emotivamente. Oh, avete finito? Ho già chiesto scusa. Che altro volete? Lei ha sentito qualcosa? No, io non ho sentito niente. D'accordo. Mi dispiace. Un momento. Che cosa hai detto? Non avrei mai dovuto darti i soldi per il locale. Mi dispiace, Sophie. Mi sono comportato da idiota e vorrei che non rinunciassi al mandato. Cosa? D'ora in poi mi terrò fuori e accetterò la tua strategia, ok? Adesso potresti riabbassare la musica? Ma certo! Grazie. Beh, credo che questa sarà una bella serata. Ne sono convinta anch'io. Ho esagerato così. Penso davvero che lui sia talmente insensibile da trattare male Nora e che possa mentirmi. No. Non riesco a credere a una cosa simile. Però questo significherebbe che Nora non ha detto la verità. Simon ha ragione. Mia sorella ha provato diverse volte a separarci. Ma secondo me il tentato suicidio non era un gesto premeditato, bensì dovuto alla disperazione. Forse hanno ragione tutti e due. Sei bellissima. Almeno tu sei qui. Perché dici almeno? E se non venisse nessun altro all'inaugurazione? Un po' di pazienza, la gente arriverà, vedrai. Forse dovevo fare più pubblicità. Torno subito. Io trovo che la presentazione sia essenziale. Sai che non mi piace esagerare quando si tratta di me. Però bisogna farlo, che a te piaccia o no. Preferisco che lo facciano gli altri. Ma certo, per questo difendi solo i diseredati, Qualcuno deve pure occuparsi di quelli che non si possono permettere un avvocato di grido. Ah, Sophie, ti ricordi come ti chiamavano all'università? Come? Non Sophie, ma Social. Social Novak, ed erano pazzi di te. Grazie per il bel complimento. Senti, Conrad, dimmelo sinceramente.
trovi che questo locale sia poco accogliente? Ma no, cosa dici? È fantastico e non devi essere così preoccupata. Beh, sono un po' agitata. Vuoi un'altra birra? Grazie. A proposito, dopo voglio farti conoscere mio fratello. Certo, dov'è? Ah, niente, mi scusi, non stavo guardando. Simon Becker. Conrad, non ci posso credere. Che cosa fai qui? Sono venuto all'inaugurazione del locale. Accidenti, non ti vedo da un'eternità. Già, quanto sarà? Almeno 16 anni. Come minimo. Sono così contento di rivederti. Anch'io. Dobbiamo festeggiare. Che cosa bevi? Una birra. Bene, questo giro tocca a me. Alla tua. Salute. Ciao. 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 Ciao, ragazze. Ciao, Elsa. Ehi, sono contenta che siate venuti. Ma questo per noi è un piacere. Il locale è veramente bello. Sì, voi dite? Altro che. Sono sicura che qui ci sentiremo proprio come al Cozy One. Mi fa piacere. Sedetevi, vi porto qualcosa. Grazie. Te lo sei sognato? Niente affatto, l'ho studiato. Allora va tutto bene? Certo che no, Elsa. Pensa... Sophie vuole farmi credere che se è stato il solo imputato ad impugnare il giudizio di primo grado, è previsto un espresso divieto di reformatio in peius. Assurdo, no? Non è affatto assurdo. Diritto processuale penale. Capisco. Senti, dopo devo presentarti una persona. Il tuo forestale di Silverbank? Comportati bene. Sì, tranquilla. Ah, piccola, la birra è finita e vorrei ricordarti che la reformatio in peius non è applicabile alla birra nella serata di inaugurazione di un locale, giusto? Ti ricordi quella volta che il fulmine ha colpito l'albero della cuccagna? Certo, e i cavalli si sono messi a correre dappertutto all'impazzata. Sì, ormai la festa era rovinata, ma per noi è stato un vero spasso. Ah, vi siete divertiti? Sì, da matti. Hai visto? Ti sei preoccupata per niente. Adesso il locale è pieno. Sì, prima ero un po' agitata. E tuo fratello dov'è? Non me lo volevi presentare? Adesso non è possibile. Sta perorando una causa davanti a un giudice e non posso disturbarlo. Finalmente. Che vuoi ancora? Dov'eri? Ero tanto preoccupata. Devo avvertirti ogni volta che esco? Ieri hai tentato di toglierti la vita. È logico che io mi preoccupi. Falla finita, per favore. Adesso voglio dormire. Da quando hai visto Simon ti comporti in modo strano. Gli hai parlato di nuovo? Certo, ha detto che non ti ha accusato di niente. E tu gli hai creduto? È naturale. Perché dovresti credere a me? Sono solo tua sorella. A dire il vero, non so più a chi devo credere. Guarda che non mi sono inventata proprio niente. Però forse hai capito male le sue parole, vedi? Le pillole, il... Lascia perdere, Luisa. Ora ho bisogno di riposare. Sono preoccupata per te. Questo lo hai già detto. Non credi che la terapia che ti hanno proposto possa... No! Lasciami in pace, voglio dormire. Certo. Buonanotte. Ehi, sono contento che sei qui. Non ne potevo più di stare chiuso dentro casa. Luisa si è fatta sentire? No, in effetti speravo di trovarla qui. Devi darle un po' di tempo. Neanche per lei è facile. Sì, lo so. Ma stavamo per metterci insieme ed essere felici. Poi Nora ha tentato di suicidarsi ed è finito tutto. Come va il tuo nuovo lavoro? È tutto ok, ma il capo è un rompiscatole. Non credo che reggerò tanto. Una birra? Certo, grazie. Due birre, per favore.
Allora, va tutto bene? La tua cameriera sembra piuttosto affaticata. Non è che per caso le serve una persona che stia fissa al bancone? Sebastian cerca un nuovo lavoro con un capo gentile. Molte grazie, ma purtroppo ora non ho posti liberi. Ho assunto Dagmar soltanto ieri. Tu sei Sebastian. L'ultima volta che ti ho visto portavi ancora il pannolino. Conrad è il figlio di Eva Landman. Da piccoli giocavamo insieme nella sabbiera di Tobias. Ciao. Ciao. È stato molto prima che nascessi. Ah, vi conoscete da piccoli? Sì, e ci siamo rincontrati dopo qui. Dopo tutti questi anni. Che coincidenza. Già. Non è una coincidenza. Il fatto che io abbia acquistato Barney all'asta è un segno del destino. Aspetta, ora ti presento mio fratello, eh. Scusa, Mike, sai dov'è Hagen? È andato via circa 5 minuti fa. Da solo? No, in compagnia. Ti ha per caso detto se sarebbe tornato? Se devo essere sincera, non credo affatto che torneranno. Non occorre che mi aiuti. Io non ti aiuto, sei tu che aiuti me. Oh, ho capito. Ci siamo. Significa che sono gentile, vero? Meno male che ti fai i complimenti da solo. Perché? Così non devo ripeterti che sei una brava persona. Sono una brava persona. Anche se preferisci fare la parte del mostro. Da qualche parte il mostro deve avere una... bottiglia di scotch di 60 anni. No, ti prego. Fammi piuttosto un caffè. Un caffè? Hai detto tu che mi volevi offrire un caffè. Sophie, se devo essere sincero, a casa non c'è caffè. Hagen, se devo essere sincera, ora non mi interessa il caffè. Victoria. Allora, vogliamo stare in silenzio per il resto della giornata?
Beh, io non ho niente da dire. Com'è andato il colloquio che avevi? Hai accettato il lavoro? Il lavoro di corriere, intendo. Certo, mi piace quel lavoro. Il capo è molto gentile e posso scorrazzare tutto il giorno con la moto. Belle strade, tante curve, boschi. Poi, se mi annoio, in inverno potrò fare anche delle gincane su ghiaccio. Vuoi altro? Molto spiritoso. D'accordo, allora vado a prepararmi. Ma che c'è? Perché mi guardi così? Io non capisco. Che cosa c'entro io? Scusa. Ah, ma certo. Mi sarei sorpresa se ti fossi schierato dalla mia parte. Sarà quella dannata lettera. Buongiorno. Lei chi è? Chi sono? Sì. Ah, che bella domanda. La donna delle pulizie? Sì, così sembra. E lei? La camicia di Hagen non è troppo grande? Dipende dalla situazione. Se ben ricordo, nell'armadio ci sono delle magliette. Oppure prenda qualcosa di Victoria. Se non le sta troppo lunga. Hagen non mi ha detto che lei sarebbe venuta. No, neanche a me ha parlato di lei. Ma quando io e Hagen ci vediamo, non parliamo molto. Bene, adesso io devo andare. Ok. Ci vediamo. Certo. Devo essere sincero, a casa non c'è caffè. Ora non mi interessa il caffè. Victoria. Buongiorno, Hagen. Elena. Va tutto bene? Sì. Sì, perché? Anche tra te e Sophie? Cosa? Beh, ho avuto l'impressione che... Cosa vuoi sapere? Credevo che non foste d'accordo su chi era l'avvocato di Richard. Ah, ecco. No, no, è tutto chiarito. Sul serio? Presto Richard tornerà e non abbiamo fatto passi avanti. Sì, forse l'impressione è questa, ma con la strategia di Sophie faremo molti progressi, vedrai. Questo significa che sei d'accordo con la proroga? Sì. Sì, ne abbiamo parlato ieri sera. Ha tutto sotto controllo. Che ne dici di incontrarci tutti insieme alla villa? Così possiamo chiarire il da farsi prima che torni Richard. Certo. E magari possiamo parlare anche della lettera di addio di Victoria. Vuoi toglierla dalla cassaforte? Hai paura che Richard la trovi? No, non frugherebbe mai fra le mie cose. Ok, allora cosa c'è?
Il fatto che quella lettera esista ancora è un rischio. Questo lo sappiamo entrambi, vero? E sappiamo che non deve cadere nelle mani di Annabelle. Elena. Annabelle non avrà mai in mano quella lettera. Siamo sicuri di questo? Sì. Sì. Bene. Sono andati tutti via? Va bene, ciao. A dopo. Sono le stesse parole che ha detto Nico l'ultima volta che è uscito di casa. Voleva andare a comprare una bottiglia di vodka per la sua festa. Non lo sapevo. Ma non è questo l'importante. L'importante è che ci rendiamo conto, sempre, che la vita è un gran dono. Io so guidare. Anche Nico. Perché pensi che tua madre sia preoccupata? Sa che non puoi tenere tutto sotto controllo e che ti può succedere qualcosa. Cos'è questa? Una specie di predica? Mi sono chiesto tante volte se non avrei dovuto fermare Nico. Come adesso sta facendo tua madre. È per questo che adesso ha mandato te. Sebastian, io non ti posso trattenere. Proprio come non avrei potuto trattenere Nico. Ok, allora adesso posso andare? Fare il corriere è davvero così bello? Vuoi andare in giro con la moto per mesi solo per dimostrare che hai ragione? A dire il vero, quel lavoro fa un po' schifo. Però lo fai lo stesso. Ah sì, ma se mi arrendo adesso ha vinto la mamma. Non è importante che vinca qualcuno. Il punto è che non vi perdiate, né a causa di un incidente, né a causa di un litigio assurdo. Io voglio smettere di litigare e non voglio fare quel lavoro. E ora come ne vengo fuori? Ho un'idea. Io parlo con tua madre e tu rifiuti il lavoro. Nessuno deve sapere che a te non piaceva. D'accordo. In tal caso, lascerò immediatamente quel lavoro. Grazie. Ok. Eccoti finalmente. Va tutto bene? Come deve andare? Non lo so, sembri così infastidita. Forse perché ogni volta che ti vedo mi bombardi di domande. Se tu invece mi rispondessi, tutto questo non accadrebbe. D'accordo, cosa vuoi sapere? Ad esempio, dove sei stata stamattina? Cos'è, un interrogatorio? Ma che vuoi? Vedi che eviti di rispondere. Dovevo fare una commissione, va bene? No, non va affatto bene. Sparisci all'improvviso, torni tardi la sera, ricevi telefonate strane, sostieni addirittura che Simon ti ha mosso delle accuse. Io so che cosa mi ha detto, ma tu preferisci darmi della bugiarda. Nessuno ha mai detto che sei una bugiarda. Dico solo che ti comporti in modo strano. Non vuoi rispondere? Sì? La richiamo più tardi. Allora chi era? Sono affari miei. Ti prego, perché non mi dici che cosa ti succede? Basta. L'interrogatorio è finito. E non ricominciare con la psicoterapia perché tanto non ci vado, chiaro? Perché in cucina, Hagen? Che succede? Volevo parlarti prima che arrivi, Elena. Di che cosa mi vuoi parlare? Se ti riferisci a ieri sera... Sì, no? Esatto. Vieni, siediti qui un momento. Dammi la borsa. Allora? Ascolta, Sophie. Riguardo a ieri sera... Eravamo tutte e due sbronzi. Sì. Santo cielo, non so come dirtelo. Vuoi che ti aiuti? Cosa? Ascoltami. Eravamo tutte e due sbronzi. Quello che è successo dopo è stato bello, ma oggi è un altro giorno. Sì, non vorrei che tu pensassi che... Volevo solo dire, se sei d'accordo, dimentichiamo quello che è successo. Sì.
Adesso guiderà quella moto come un matto perché abbiamo litigato. Sebastian è più ragionevole di quanto credi. Ah, sì. Ma quando si intestardisce su qualcosa non riesce più a ragionare. Non ti è mai passato per la testa che neanche lui aveva voglia di litigare? Cosa? No, io... Io litigavo di continuo con Nico. E spesso dimenticavo di dirgli le cose che erano veramente importanti. Ora le ricordo tutte, ma è troppo tardi. Mi piacerebbe parlare di più con Sebastian, ma non riesco a farlo. Tu stai aspettando che sia lui a fare il primo passo? Sì, in effetti è così. Lo sta facendo. Ne è andato a rifiutare il lavoro di corriere. È la verità. Sì. Grazie. Per cosa? Beh, ti ringrazio perché hai parlato molto chiaramente con lui e perché, nonostante tutto, sei sempre disposto ad ascoltarmi. Non sai quanto mi fa bene. Allora, dimentichiamo tutto. D'accordo. Voglio solo che tu sappia che non avevo pianificato le cose. Sta tranquillo, può capitare. E poi siamo entrambi adulti. Perché ti comporti in modo così infantile? Io sono infantile. Mi segui in continuazione. Allora perché non ti fermi e mi rispondi? Che cosa vuoi? Voglio aiutarti. Non ho bisogno di aiuto, ce la faccio da sola. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Scusate se ci siamo piazzati qui. Non c'è problema. Bene, vi presento Sophie Novak, una collega. E sono anche il nuovo avvocato di Richard Van Weyden. Piacere di conoscervi. Vuole essere riconosciuta. In fondo lei è sua madre. Io non sono sua madre. Mia sorella ha addirittura tentato di togliersi la vita, questo lo sapeva. Lei le ha portato via il suo ragazzo. È stata la causa di tutte le sventure di sua sorella. Penso sempre al nostro litigio. Come fa a non rendersi conto che Nora cerca di manipolarla? Non vorrei lasciare Simon perché Nora ha tentato di suicidarsi. Non posso fare altrimenti.